invito, per favore. Vuole darmi il soprabito, signore? Signore e signori, siete cortesemente pregati di accomodarvi in sala. Buonasera, signore. Di qua, prego. Buonasera, Ethan. Reginald. Non so dirvi quanto mi aggradi la commedia in scena questa sera. Il lavoro migliore di Gay in assoluto. L'avevate già vista? Una volta. Mio fratello mi portò qui da bambino. Tuttavia ricordo ben poco. E credo che neanche stasera potrò assistervi come si conviene. No, suppongo di no. Al lavoro, dunque. E lo vedete? And the statesman, because he's so great, thinks his trade as honest as mine. A lawyer is an honest. So is mine. Like me too, he acts in a double capacity, both against Rote and for him. For 'tis but fitting that we should protect and encourage streets, since we live by them. È seduto in un palco lassù in alto. Le scale sono sorvegliate. Dovrete trovare un'altra strada. And she hopes you will order matters so as to bring her off. L'ho già fatto. Very active and industrious. You may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Gaggs, sir, is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. Chiedo bene. I may venture to book him for Tom Gag. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. Well, I can get more of my estate in England. Betty, I brought more goods into our loftier than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end of our business fly, because the breed the gang depends on. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. Twas to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Filch, thy observation is right. Like her we first were taught, though we did not. The very ice cream.
sweet of love. You're a one-eyed hand, and you must be feeling to our heart. Well, make haste and use it, boy. And let your friends know what I intend. Ho il panico del palcoscenico. Basta un bicchierino e le guance si calorano. And makes him risk another without fear or scruple. Davvero infiammando la tua testa. But it's a pleasure to be the messenger of comfort to friends in affliction. But 'tis now high time to look about me for a decent execution against next session. I ain't a lazy rogue by whom one can get nothing till he's aimed. Così l'avresti saputo. Per quel che vale, mi dispiace. Anche a me. Che ci fanno quegli uomini qui? Ordine! Muoversi! Muoversi! Idiota! Dove state andando? Quella parte. Vedi qualcosa? Chiamalo. E com'era l'opera? Assai noiosa, a dire il vero. Andiamo allora? Già, a Fleet Street. Come desiderate. Affascinante. Signori, ho in mano una chiave. E se questo libro dice il vero, ci aprirà le porte di un deposito costruito da coloro che vennero prima. Ah, i nostri cari amici. Regnarono, distrussero, poi sparirono dal mondo. Sappiamo cosa troveremo lì dentro? Conoscenza, può darsi. Forse un'arma o qualcosa di ancora ignoto, dalle origini e dallo scopo inconoscibili. Magari una di queste cose, o nessuna. Sono ancora un enigma i nostri precursori. Ma di questo sono certo. Qualsiasi cosa ci sia dietro quelle porte, per noi sarà inestimabile. Oh, per i nemici, se ci arrivassero prima. Non accadrà, lo sapete bene. Presumo sappiate già dov'è questo deposito. Signor Harrison? Signori. Che cosa dicono i vostri calcoli?
Credo che il sito si trovi all'interno di questa regione. È un'area molto vasta. Me ne scuso. Vorrei poter essere più preciso. Va bene, è un ottimo inizio. E per questo vi abbiamo convocato, Mastro Kenway. Vorremmo che vi recaste in America per trovare il deposito e prendere possesso del contenuto. Come voi desiderate. Sebbene un compito di simile importanza richieda abilità maggiori delle mie. Ma certo. Su questo foglio ci sono i nomi di 5 uomini che parteggiano per noi. Ognuno è in grado di aiutarvi nella vostra missione. Con loro al vostro fianco sarete tranquillo. Bene. Sarà meglio che vada. Sapevo che potevamo fidarci di voi. C'è un viaggio pagato per Boston. La nave salpa all'alba. Andate, Ethan. E onorate la nostra causa.